Dal Vangelo secondo San Giovanni, loda a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire tu, mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre, il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anche egli compirà le opere che io compio. E ne compierà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò perché il Padre sia glorificato nel Figlio. E se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Nell'acclamazione del Vangelo, se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, dice il Signore, e conoscerete la verità. Dal Salmo responsoriale, il Salmo 97, tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio, e dagli Atti degli Apostoli, come prima lettura, noi ci rivolgiamo ai pagani. Eh sì, dal Vangelo secondo San Giovanni proprio dice: Chi ha visto me ha visto il Padre. E chi non ci crede, cari fratelli e sorelle, è normale che bisogna pregare per costoro, ma ce n'è anche oggigiorno ci sono tante persone che non ci credono e bisogna pregare proprio per loro. Sia lodato Gesù Cristo e Ave Maria.